In Abruzzo il ruolo dell'industria è fondamentale, con un'incidenza sul prodotto interno lordo pari al 27%, superiore al 24% dell'Italia e quasi 10 punti in più rispetto al Mezzogiorno. L'industria locale mantiene una buona proiezione internazionale. L'incidenza delle esportazioni sul PIL locale è pari al 28,8%, in linea con la media italiana, ma 15 punti percentuali superiore rispetto ai livelli raggiunti nell'Italia meridionale. Sono questi alcuni dati significativi contenuti nel rapporto sull'economia abruzzese presentato dal Centro Studi e Ricerche d'Intesa San Paolo ad Atessa presso lo stabilimento della Valagro. Nel corso dell'incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori abruzzesi, è stato presentato il nuovo accordo tra Intesa San Paolo e Confindustria Piccola Industria Abruzzo, con un plafond di 1,6 miliardi di euro in 3 anni. Quella tra Intesa San Paolo e Confindustria, ha affermato Tito Nocentini, direttore regionale Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise di Intesa San Paolo, è una partnership ormai consolidata, fondamentale per il sistema paese e le economie locali. L'addendum all'accordo che presentiamo in Abruzzo si pone l'obiettivo di aiutare le aziende a migliorare la loro capitalizzazione e a proseguire il cammino verso la quarta rivoluzione industriale. Ma è l'occasione per ritornare a parlare di una collaborazione tra Intesa San Paolo e Confindustria Piccola Industria che ormai ha una durata ultradecennale. Questo accordo che parte nel 2016 e termina nel 2019 in realtà oggi ci permette di parlare di un addendum che va a arricchirlo, un addendum che al proprio interno ha molte componenti, ma credo importante focalizzarne 3. La prima è l'attenzione al capitale umano e quindi accompagnare quello che è il percorso di crescita nelle competenze, nell'esperienza dei dipendenti delle aziende sul territorio attraverso quelli sono strumenti di crescita professionale messa a disposizione da Intesa San Paolo Formazione, soprattutto negli ambiti dove oggi si gioca la competizione, che è il mondo della digitalizzazione e anche dell'internazionalizzazione, quindi la vocazione all'export. Un secondo punto riguarda l'accompagnare le aziende a migliorare la cura dei propri dipendenti. Oggi la differenza la si fa anche facendo sì che il benessere dei dipendenti sia un punto d'attenzione nella strategia aziendale. La piattaforma di welfare messa a disposizione da Intesa San Paolo, che si chiama Welfare Hub, è uno strumento attraverso il quale le aziende possono concretamente migliorare il benessere dei propri dipendenti. Terzo ed ultimo punto, ma non ultimo in termini di importanza, è anche l'accompagnare le aziende a curare sempre più da vicino quello che è l'ambiente. Intesa San Paolo ha stanziato un plafond di 5 miliardi di euro per interventi a medio e lungo termine a sostegno della circular economy e delle iniziative circular economy. Nei primissimi mesi di attivazione del plafond siamo già arrivati a livello nazionale a 100 milioni di euro di progetti presentati che sono in questo momento in fase di valutazione. Tutto questo per dire che con Confindustria Piccola Industria, Intesa San Paolo si è in qualche modo presa per mano per far che cosa? Per garantire anche sull'economia dell'Abruzzo un miglioramento della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Abbiamo visto risorse davvero significative e importanti, 60 miliardi a livello nazionale, 1,6 a livello regionale per l'Abruzzo, cifre significative. Allora, il quadriennio 2016-2019 fa sì che Intesa San Paolo si impegni sulla regione Abruzzo ad un plafond di sostegno agli investimenti di 1,6 miliardi. Per citare un numero concreto che non è solo l'impegno ma un dato di fatto, nel 2018 Intesa San Paolo sull'Abruzzo ha erogato oltre 300 milioni di euro di credito a medio e lungo termine alle aziende e altrettanto alle famiglie, quindi con un impegno a sostegno dell'economia regionale molto importante e coerente con quelli che erano gli obiettivi di piano. Il vicepresidente Piccola Industria Confindustria per l'innovazione Gianluigi Viscardi ha sottolineato: l'innovazione e la formazione sono due pilastri su cui puntare per rilanciare la competitività delle piccole e medie industrie, due elementi legati a doppio filo e indispensabili l'uno all'altra. La rivoluzione 4.0 ha reso l'innovazione tecnologica e digitale uno degli ingredienti principali del nuovo modo di fare impresa, ma senza un capitale umano all'altezza di questa svolta culturale, ogni sforzo per la crescita risulta vano. La forza delle nostre aziende è data dalle risorse umane.
che è veramente interessante, diciamo che viene da lontano, perché questo è un addendum, è un accordo già cominciato dal 2017 con la piccola a livello nazionale, e Banca Intesa è molto vicina proprio anche per le crescite delle nostre piccole e medie imprese. Questo addendum va proprio in quell'ottica di aiutare le imprese, specialmente queste nuove tecnologie, sul discorso anche dell'economia circolare, sul capitale umano, e una cosa che sta veramente a cuore è anche il discorso degli intangibili, che è molto valore che ci sono nelle nostre imprese. L'imprenditore deve sapere appunto dove sta questi intangibili, e la banca insieme deve valorizzare questi valori degli intangibili. Ecco, lei diceva un percorso già avviato che ha iniziato a dare i suoi risultati in maniera concreta in un momento in cui l'economia soffre abbastanza. Sì, l'economia sta soffrendo per tanti motivi, sia a livello internazionale anche nazionale, che qualche problema ne abbiamo. Il problema è che da imprenditore, come siamo abituati, testa bassa e, come si dice, pedalare. Naturalmente ogni tanto però abbiamo bisogno anche qualche salvietta per sugare il sudore delle nostre purtroppo volate che dobbiamo fare, e speriamo appunto che si capisca che se tutti insieme e senza il manifatturiero non si può andare da nessuna parte. L'industria abruzzese ha attraversato una fase di profonda trasformazione, evidente dalle difficoltà incontrate da alcuni settori di storica specializzazione e dall'affermazione internazionale di altri. Spicca in particolare, ha sottolineato Giovanni Foresti della Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, l'automotive, primo settore regionale per export, che nel 2017 ha superato i 4 miliardi di euro, 1,1 miliardi di euro in più rispetto ai livelli del 2008, con un più 37%. Un quadro dettagliato dove emergono cifre significative? Ma direi di sì, è una regione che ha un buon tessuto industriale e ha una buona propensione all'export, siamo intorno al 29%, quindi questo ci dà l'idea di quanto comunque sia importante il commercio estero per questo territorio. È un territorio che ha sofferto la crisi di alcuni settori in particolare, mi riferisco al sistema moda e all'elettronica, in cui alcuni distretti, alcuni poli tecnologici hanno perso importante quote di mercato sui mercati internazionali, ma è anche un territorio che è riuscito, come dire, a crescere in alcuni settori importanti. Mi riferisco in particolare alla filiera automotive, componentistica, che è cresciuta anche molto, e sono emersi anche segnali molto, molto positivi per quanto riguarda l'export di elettrotecnica. Sono emersi anche alcuni importanti nuovi settori di specializzazione del territorio, come ad esempio il biomedicale, che ha registrato un ottimo tasso di crescita nel periodo analizzato. Sempre più rilevante inoltre il settore delle bevande, dove il vino la fa da padrone, mostrando un raddoppio delle vendite estere negli ultimi 10 anni. Certamente, il settore agroalimentare, quindi vino, pasta, insomma è più in generale tutto il settore agroalimentare, ha registrato nel periodo un buon tasso di crescita, è il secondo settore dopo l'automotive in termini di contributo alla crescita. L'aumento nel periodo analizzato è stato davvero significativo, grazie alle eccellenze nel settore del vitivinicolo e anche l'eccellenza nel settore alimentare più in generale. Sempre più rilevante infatti anche il settore alimentare, spiccano la pasta e i prodotti da forno, che hanno mostrato un incremento di 78 milioni di euro tra il 2008 e il 2017, pari a più 31%. Ottima la performance della meccanica, che nel 2017 ha generato vendite estere per 817 milioni di euro, superando i livelli pre-crisi dell'8%. Foresti, per concludere, gli eventi calamitosi, parliamo del sisma di 10 anni fa, ma anche quelli più recenti, in qualche modo hanno modificato l'assestamento dei dati, delle cifre? Certamente hanno avuto un impatto importante, non bisogna dimenticarlo, ed è proprio per questo che è importante ricordare come questo territorio sia comunque riuscito a superare queste criticità, mostrando delle eccellenze importanti sui mercati internazionali. Il più 10% in termini di esportazioni tra il 2008 e il 2017 è una conferma del fatto che questo territorio ha saputo reagire in tanti settori, lo si diceva prima, quindi la componentistica auto, il settore automotive e l'agroalimentare, ma anche in tanti nuovi settori. Questo dà un'idea di come questo territorio sia stato in grado di reagire alle avversità che l'hanno caratterizzato. Intesa San Paolo e Confindustria Piccola Industria hanno sottoscritto un nuovo accordo con durata triennale per il rafforzamento della competitività del sistema delle imprese, in continuità con una collaborazione che si rinnova dal 2009.
In questa delicata congiuntura economica, caratterizzata da una ripresa ancora a ritmi insufficienti, il nuovo accordo punta ad accelerare gli investimenti delle imprese, che devono sfruttare tutte le opportunità offerte dal Piano Nazionale Industria 4.0. L'accelerazione verso il futuro è diventata un percorso obbligato per l'intero tessuto imprenditoriale italiano. L'accordo si concentra su 5 pilastri fondamentali. 1. Finanziare la crescita, accelerando gli investimenti delle imprese ancora poco dinamici sul piano dell'innovazione, della crescita dimensionale, del rafforzamento della presenza all'estero e incidendo sul loro livello di patrimonializzazione. 2. Valorizzare il capitale umano presente nelle aziende, accompagnando l'impresa in un percorso di trasformazione culturale e digitale. 3. Potenziare la creazione di ecosistemi fra imprese, stimolando le aziende a connettersi con partner anche in mercati lontani, riorganizzandosi in ottica lean e lavorando in filiera, per essere sempre più vicine al cliente, con prodotti customizzati, capaci di anticipare le esigenze del mercato. 4. Favorire la nascita di nuove imprese, per la creazione e lo sviluppo delle imprese del domani. 5. Mettere a disposizione un plafond dedicato di 90 miliardi di euro nel periodo 2016-2019, come importo complessivo delle linee di credito, dei finanziamenti e degli altri interventi previsti. Attraverso l'accordo Progettare il futuro, Intesa San Paolo e Confindustria Piccola Industria hanno strutturato un percorso modulare che assicura continuità di intervento e azioni dirette sul territorio, finalizzati a supportare l'accelerazione, la trasformazione digitale e la competitività del sistema industriale italiano. Il nostro gruppo, che non a caso segue e analizza le dinamiche economiche macro e territoriali attraverso il lavoro puntuale della propria direzione studi e ricerche, ha concluso Tito Nocentini, direttore regionale Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise di Intesa San Paolo, si pone la priorità di comprendere le esigenze delle attività produttive per rispondervi al meglio. Ma credo senza dubbio che Intesa San Paolo, in questi anni di profonda trasformazione del sistema bancario nazionale, ma soprattutto anche regionale, per i vari cambiamenti che sono intervenuti sulle banche di riferimento, quelle locali di un tempo qui sul territorio, Intesa San Paolo sia sempre stato un punto di riferimento per il sistema produttivo regionale, oggi forte anche del fatto, se guardiamo alle quote di mercato, di un 18% di quota di mercato sul mondo degli impieghi alle imprese, quindi alle aziende, che nel corso del 2018 è cresciuto quasi mezzo punto, e questo conferma che la disponibilità e l'apertura a sostenere l'economia regionale non è una promessa ma è un fatto. Quali le prospettive e soprattutto se ne uscirà in che modo da questo momento un po' di difficoltà economica? Ma il momento è sicuramente complesso, questo è indubitabile. Allo stesso tempo va detto anche che ci sono dei pilastri su cui poggia l'economia del nostro paese, ma in parte anche quella abruzzese, che è quello legato all'export. L'export nel corso del 2018 ha continuato a crescere anche in Abruzzo, i distretti vocati all'export crescono in Abruzzo meglio di quanto cresca il sistema paese, è segno che la via è tracciata. La nostra capacità di saperci rivolgere ai mercati esteri per noi diventa la chiave attraverso il quale riuscire a beneficiare di una domanda aggregata mondiale che sicuramente meno che in passato ma continua a crescere. Pensare di restare ripiegati su quello che è un mercato, quello domestico, quello nazionale, che purtroppo sta attraversando un momento di forte difficoltà, rischia di non essere evidentemente una strategia vincente a lungo termine. Tra i settori maggiormente trainanti qui in Abruzzo c'è sicuramente quello vitivinicolo, importanti investimenti anche nel campo dell'innovazione su questi settori? Ma sicuramente se guardiamo ai distretti abruzzesi, due sono quelli che colpiscono per capacità di saper crescere, uno è la parte automotive, l'altro è proprio quello legato al settore dei vini, dove ci sono delle eccellenze ormai note anche a livello internazionale. Tutti i distretti che vanno bene sono distretti in cui si è fatto forza attraverso quella che è una struttura di filiera, spesso aziende leader nel settore di riferimento che poi hanno saputo trascinare dietro nella loro crescita anche tante aziende che lavorano nell'indotto. È vero nell'ambito evidentemente dell'automotive, ma è anche vero nel settore dell'agricoltura, dove comunque ormai ci sono marchi forti, marchi che sono in grado di proporre con successo il proprio prodotto a livello internazionale e che chiaramente fanno da volano anche sull'economia locale.